Ci sono partite che sono di giocare fin da bambino, fin da quando indossi per la prima volta le scarpette da gioco e quella maglia che porti il nome della tua città o del tuo paese. Ci sono notti insonni che pensi e ripensi a come andrà a finire, che immagini di alzare al cielo quel trofeo tanto voluto quanto desiderato. E ora ci siete, prendetela e alzatela più in alto che potete. Amici scattatori, ben trovati allo stadio Bianchelli in Senigallia per l'atto finale della Coppa Italia di eccellenza. Sul rettangolo verde del principale impianto senegalese si sfidano il Porto D'Aspio di Domenico Izzotti e i Metaorensi del Fossombrone, allenati da Michele Fucili. Chi questa sera metterà in bacheca il trofeo sfiderà gli ottavi di finale nazionali, gli Umbri del Tiferno Lerchi, una piccola frazione di città di Castello. Entrambe le compagini hanno senza illustri nel proprio organico. Izzotti deve fare a meno del giocatore simbolo, quel Giordano Napoli. Polano, capo in campionato con 11 reti. Sulla sponda metaorense sono assenti per la squalifica Rosetti e per infortunio la punta Cecchini, competizione che però il Fosso Bruni conosce bene avendo alzato il, il trofeo per due volte, la prima nel 96-97 e la seconda nella stagione 2007-2008. Per il Porto d'Ascoli una sola finale disputata quella della stagione 2017-2018 contro il Camerano persa per 2-0. Arbitra l'incontro il signor Pazzarelli di Macerata. Un primo tempo dove le due squadre non si espongono e giocano prevalentemente a centrocampo, poche emozioni da segnalare a parte le due reti segnate a cavallo tra il 26 e il 28 della prima frazione, al 15 punizione dal limite per il Fossombrone, la conclusione di Patarchi termina lontanissima, al 22 minuto la replica di Biancazzurri, sta tutto nel... Destro telefonato di Ciarmella Pianarelli blocca impresa. Al 24 ancora la formazione di Zotti in avanti con il sinistro a giro di Ruggeri che si spegne sul fondo. La partita si sblocca al 26 con Conti con un sinistro da fuori aria non potentissimo ma che si spegne in fondo al sacco con un di Nardo non proprio esente da colpe. Porto d'Ascoli Fossombrone 0 a 1. Il vantaggio dei metaurensi però dura appena due giri di lancette. Siamo al ventottesimo, rinvio lungo di Di Nardo. Sul pallone si avventa Valentini che, con un preciso diagonale, fa secco Pignarelli e ristabilisce la parità al match. Al trentasettesimo e al quarantatreesimo, il signor Pazzarelli di Macerata è costretto ad estrarre gli unici due cartellini gialli della prima frazione ai danni di Paradisi, prima e Gabrielli, poi. Poi eh, si chiude sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco. Non cambia l'inerzia della partita nella seconda frazione. Squadra sempre molto attenta a non prestare il fianco e anche lo spettacolo ne risente al settimo punizione di Cermela. Vole di sinistro di Ruggeri che spedisce le cuoio in curva. Buona comunque eh, il gesto tecnico. Al ventiduesimo Gallotti lascia l'urlo di gioia strozzarsi in gola quando la sua punizione si stampa all'incrocio dei pali. Sul capovolgimento di fronte, è Verdesi ad impensarire Piagnarelli che eh, si rifugia in corner. Al 28 palla velenosissima di Paradisi che eh, non trova per pochissimo la deviazione vincente. Fucili cambia le carte in tavola togliendo barattini per Battisti e gallotti per Pandolfi. Quando tutto lasciava presagire e tempi supplementari, arriva la rete del vantaggio, corner di Paradisi, difesa ascolana disattenta. Arriva Patarchi che, di collo destro, manda in estasi i tanti supporter arrivati da Fossombrone. Al triplice fischio il Bianchelli è un tripudio di colori bianco-blu. Il Fossombrone conquista così la sua terza Coppa Italia della sua storia. Ora, per i ragazzi di Fucili, si aprono le porte delle fasi nazionali dove incontreranno gli umbri del Tiferno Lerchi. C'è ancora tanta strada da fare, è vero, ma con questo entusiasmo si può realmente sognare la Serie B. Mister, come commentare questa vittoria? Perché poi avete festeggiato sotto i vostri tifosi la conquista della terza Coppa nella storia del Fossombrone, oltre al primato in campionato. È la settimana perfetta? Settimana giusta, adesso speriamo che arrivano anche le beccacce, visto che sono un calciatore. No, a parte gli scherzi, penso che sia una settimana sicuramente importante. Siamo contenti di questa vittoria perché. È stata una partita molto equilibrata, eh, magari siamo stati più bravi a, a trovare queste, queste due reti, la partita è stata molto tattica per tutti i 90 minuti, perché comunque giocare dopo tre giorni, soprattutto per noi che avevamo giocato domenica, è stato difficile, però i ragazzi hanno tenuto duro e il gol nella fine chiaramente ci ha, ha premiati. Onore al Porto d'Ascoli che ha avuto un cammino come il nostro, come diceva Izzotti prima della partita, godiamoci questa serata perché di là di chi vince perché ce la siamo meritate tutti e due di arrivarci. Poi è chiaro che nelle finali può succedere di tutto e adesso ci godiamo questo momento. Mister, come commentare questa sconfitta in finale con questo gol proprio all'ultimo minuto? Ma allora si commenta che a mio modo di vedere la squadra ha fatto una buona prestazione, alla lunga ha pagato una panchina corta. Avevamo quattro giocatori infortunati, che sicuramente non ci ha dato quella verve che poteva dare in alcuni momenti alla gara. Loro hanno fatto diversi cambi e guarda caso hanno fatto il gol. Troppo facile semplificarla come. Ha pesato troppo l'assenza di Napolano oppure no? No assolutamente no non è Napolano che ha deciso tra virgolette negativo questa partita ho parlato dei cambi ho parlato di una squadra che in certi momenti la gara aveva bisogno di qualcosa in più purtroppo ripeto questi quattro infortunati contemporaneamente ci ha portato a fare questa partita nei 90 minuti non come avremmo voluto perché io penso che nel primo tempo la squadra ha giocato un buon calcio ha creato ha benissimo il campo ha reggito il gol e sta sempre presente ma anche nel secondo tempo perché Chiaro si vedeva che le forze venivano meno e lì ci vorrebbero alcuni cambi che non abbiamo avuto l'opportunità di fare. Adesso attenzioni tutte sul campionato. Sicuramente, la Coppa ormai è fuori. Faccio i complimenti naturalmente al Fossombrone sperando che ci, ehm, come devo dire, ci rappresenti degnamente in campo nazionale.